iniziamo l'ultimo intervento della mattinata. Massimo Cunico, docente presso l'Istituto Comprensivo 10 di Verona. 16, sempre che ho messo 10, che gli ho fatto il sì, è stato un attimo lì. Scuola quindi devo correre, C16 di Verona. Scuola capofila della rete dei MAQR, la rete dei MAQR del 2013, quindi diciamo che siamo coetanei con il porto aperto sul web. Presso l'UST12 di Verona viene costituita la rete dei MAQR, la rete delle scuole veronesi per la dematerializzazione, alla quale aderiscono la maggior parte degli istituti scolastici veronesi. Due parole sull'AM School. Nella mia scuola è utilizzato già da 3 anni e siamo diciamo decisamente soddisfatti, non tanto come di SGA ma di docenti ai quali chiedo se il sistema è di loro gradimento e se è funzionale. Nel corso degli ultimi 3 anni abbiamo sostenuto lo sviluppo di un registro elettronico open distribuito gratuitamente con licenza AGPL3. L'AM School è liberamente scaricabile dal sito della rete www.lamschool.it o in alternativa da sourceforge.net. Sul sito della rete troverete anche la documentazione disponibile e il forum di assistenza. L'AM School è un registro pensato per poter funzionare sia nelle scuole primarie che in quelle secondarie di primo e di secondo grado. Crediamo sia importante condividere nel modo più ampio possibile queste esperienze per far sì che la scuola italiana sia sempre più protagonista nella vita del nostro paese e dimostri il proprio indiscutibile valore, costruendo da sé i propri strumenti e condividendo le buone pratiche. Massimo Cunico. Grazie, praticamente ha detto tutto Mario, potete già andare via. Allora, buongiorno a tutti intanto, vi riassumo un attimino la storia di questo progetto, dopo il pomeriggio invece per chi ci sarà, per chi sarà interessato, entreremo nei dettagli e farò proprio vedere il software e il registro elettronico. Ecco, quella che vedete adesso in proiezione è la pagina del sito della rete www.lamschool.it, dove trovate innanzitutto nella sezione download il materiale di supporto e le versioni via via rilasciate e liberamente scaricabili. Siamo alla 2015.0.1, fra pochi giorni è previsto il rilascio della versione ma tradizionalmente tra virgolette pre scrutini di giugno. Questa conterrà anche il modulo per la gestione degli esami di Stato terza media. Saremo alla 7ª, 8ª versione tra i vari aggiornamenti. Il registro è liberamente scaricabile, quindi ognuno può prenderlo e installarlo. L'installazione è quella tipica, si installano le cartelle sul web server, poi ci vuole quello, vabbè, sapremo come dobbiamo mettere queste cose con i vari collegamenti tecnici. E da quest'anno la rete offre anche un servizio di hosting per le scuole, e sono parecchie che vorrebbero usare l'App School ma non hanno personale o le capacità, le competenze insomma, tecniche per gestire l'installazione, o anche semplicemente vogliono togliersi il pensiero degli aggiornamenti e delle patch che vengono rilasciate regolarmente subito dopo la versione principale. E la cosa funziona molto semplice, in modo molto semplice. Per chi vuole aderire all'hosting, semplicemente bisogna aderire alla rete con una quota minima, siamo a una quota di 250 euro all'anno per aderire alla rete con il servizio hosting, e lì si ha il registro completo, sempre aggiornato, tutta l'assistenza tecnica che serve e ovviamente tutti i dati di backup, perché il concetto fondamentale è che ogni istituto resta padrone in ogni momento dei propri dati, che non è cosa da poco da quello che siamo oggi. E questo è il servizio di hosting. Abbiamo attivato adesso anche un canale video dove ci sono dei tutorial che riguardano il registro, questo sempre per gli istituti che fanno parte della rete,
e abbiamo attivato una piattaforma di formazione su cui costruiremo dei corsi all'interno, questo per quel che riguarda la parte di supporto del registro. La storia di Lamp School, il 2013, sull'onda della problematica di materializzazione, insomma, praticamente tutte le scuole della provincia di Verona si sono riunite in SLT e hanno aderito a questa rete. Dopo le cose sono un po', si sono un po' rimodulate, attualmente abbiamo 27 scuole e istituti all'interno della rete. E c'è stata un'ulteriore evoluzione in questi 3 anni. La rete ha oltrepassato i confini della provincia e nella prossima assemblea abbiamo anche a statuto, ora la rete è semplicemente la rete per le scuole, non più di Verona, abbiamo istituti, qualche istituto del meridione d'Italia, dal Trentino, anche da Lombardia, che aderiscono proprio per avere servizio di hosting. E abbiamo cominciato in modo molto strano, se vogliamo, cioè ci siamo riuniti e l'urgenza era quella di avere un registro per primarie e medie. Lo so che oggi avere un registro elettronico in classe è una normalità commerciale o libero, quello che è, insomma. Ma 3-4 anni fa un registro per le primarie era non esisteva, insomma, e per le medie c'era qualcosina, ma era proprio qualcosina, insomma. E allora una delle priorità individuate della rete è stata questa. Allora, sottoscritto, ho cominciato a mettere la rete convinto che ci fosse chissà quanta roba in giro. E invece non c'era praticamente nulla, se non questo progetto di Pietro Tamburano, che è l'anima, proprio il core, il codice di Lamp School, e un altro paio di abbozzi di registri, che ora non si capiva bene se fossero liberi o meno. Allora ho scritto a Pietro e ho chiesto: ascoltami, io so che voi avete fatto questa cosa, ti piacerebbe in sostanza sviluppare questo abbozzo di registro, renderlo libero e distribuibile con la rete del MATDR? E detto certo, e abbiamo cominciato Pietro sta a San Giovanni Rotondo. Questo registro è partito come un progetto di Quinta Informatica, ovviamente nel momento in cui è diventato il progetto della rete, gli insegnanti, i docenti, i programmatori hanno preso in mano le cose, c'erano più studenti. Gli studenti, devo dire, fanno un po' debugging e un po' test per quel che riguarda la sicurezza, soprattutto nelle superiori sembra che lo spot più gettonato oggi sia quello di bucare vari registri, rimodulare le assenze, i ritardi e tutto il resto. Tanto è vero che adesso stiamo progettando un sistema di controllo molto più raffinato, non sono più nemmeno sufficienti le password, anche per nemmeno l'HTTPS, eccetera. Anche perché, devo dire, e qua ci tiriamo un po' tutte le orecchie, il problema principale è il docente che, per favore, mi inserisci questi dati, tu questa è la password, oppure ho la LIM e comincio a digitare, io uso le password in chiaro lì perché il mio PC non funziona o il wifi non va, allora mi connetto con le RAM della LIM e cose di questo genere qua. Fatta una, però è finita. Questo alle superiori, ma alle superiori c'è gente che va in giro con l'iPhone o lo smartphone, comunque a sniffare la trasmissione dei docenti. E comunque non abbiamo mai perso dati, i buchi sono stati individuati molto molto presto e non sono stati veri problemi di sicurezza. Ecco, lì è sempre stato un problema di digito con lo studente che mi guarda la password da dietro, insomma. Lì non c'è chiave di sicurezza che possa funzionare. Allora, riprendiamo un attimo la storia. Abbiamo lavorato l'estate del 2013 per fornire la prima versione usabile a settembre, ci siamo riusciti, devo dire che a Verona c'era anche un po' di concorrenza perché era un periodo in cui andava di moda forse programmare i registri elettronici, ne sono spuntati 3 a Verona, e tutti in conto, una cosa incredibile. E quindi anche questa sorta di concorrenza ci ha un po' stimolati. A settembre siamo riusciti a rilasciare la prima versione usabile, nel mio istituto lo usiamo dal 2013 appunto,
via via ci sono stati aggiornamenti, c'è stata l'aggiunta di diversi moduli, adesso il registro dopo 3 anni è praticamente completo. E le cose in cui stiamo lavorando adesso sono il modulo per gli esami di Stato in terza media e il rilascio a giorni. Sempre entro maggio-giugno dovrebbe essere rilasciata la funzionalità per l'interfaccia video automatica con il SIDI, quindi il carico dei dati sia dal SIDI verso il registro che dal registro verso il SIDI, voti, balsi, anagrafiche, docenti, tutto quello che normalmente si fa. Quando il Ministero chiuderà la sperimentazione con la certificazione delle competenze, faremo anche quella. E un'altra linea di sviluppo, già messa in programma adesso, è la gestione del PDP interno al registro. Adesso il registro ha già un modulo molto articolato e completo per gestire il sostegno, chiamiamolo così. E molto articolato e anche complesso. Cioè, il registro è assolutamente intuitivo per quel che riguarda la gestione quotidiana delle cose. E io dico sempre che non servirebbe nemmeno formazione per questo. Appena andiamo sulle funzioni avanzate invece è molto molto ricco e insomma il grado di complessità aumenta. La gestione del PEI automatica da parte del registro e quindi delle programmazioni curricolari e delle valutazioni collegate alle programmazioni curricolari sono funzioni avanzate, molto avanzate insomma. E dopo abbiamo tutti i moduli per istituzione delle circolari interne, per la valutazione dei colloqui genitori docenti e molto altro lavoro, adesso c'è veramente tanta roba che faccio fatica per finire a ricordare un certo modo. Vi do 2 numeri per quel che riguarda la rete. Adesso abbiamo per esempio dall'ultima versione che è disponibile sul sito dal dicembre del 2015, abbiamo avuto circa 1250 download e ce ne saranno altri, certo il download non vuol dire che ci siano 1200 registri installati, ma comunque è un dato indicativo. Solo nel registro, nell'hosting partito a ottobre praticamente abbiamo 21 registri adesso che siamo installati e molti di più ce ne sono nella provincia di Verona. A parte quello della mia scuola che abbiamo subito messo nell'ostra, gli altri, la maggior parte viene da tutta Italia, abbiamo installazioni in tutta Italia, quello sì, faccio fatica a ricordarle perché ormai spuntano come funghi, andiamo dalla Puglia, alla Sicilia, alla Sardegna, a Torino, nel Lazio, insomma, ce ne sono un po' dappertutto. E la forza di questo registro è che appena una persona è competente per quel che riguarda il codice può personalizzarlo come meglio crede. In realtà non ho notizie di grandi personalizzazioni e mi fa piacere questo, non perché sia geloso del lavoro, ma perché significa che il lavoro è fatto, è completo, insomma, non ha bisogno di... Ci sono delle personalizzazioni per quel che riguarda per esempio stampa delle schede, l'istituto che ha il suo documento specifico, eccetera. L'ultima cosa importante cui tengo è la possibilità di esportare i dati, qualsiasi tipo di dato, in formato CSV che permette di comunicare con qualsiasi tipo di software in sostanza. E quindi non esiste non c'è nulla di chiuso dentro questo registro. I database sono completamente esportabili sia dalle funzioni interne del database che dall'interno del registro in formato SQL, che è il formato in cui si gestiscono i dati sul database, insomma, ma gli stessi dati sono esportabili anche in CSV, il che ci permette di fare dei backup regolari, ci permette di trattare questi dati con grande facilità con fogli di calcolo, con
software di trattamento testi, se abbiamo i nostri modelli di schede, se abbiamo insomma le nostre circolari, eccetera. Ecco, e l'ultima cosa, la filosofia che sta sotto, quando noi abbiamo iniziato, ad essere sinceri, nella rete non c'era il fuoco sacro per il software libero, c'era anche quello perché eravamo appoggiati a Lug e tutti operavano con software libero eccetera, ma l'obiettivo principale era quello di rendere autonoma la scuola. Autonoma da cosa? Beh, adesso io ho dei pensieri non molto belli in merito a questo, perché secondo me la scuola è stata un po' il far west, la miniera, dove negli ultimi decenni tutti sono arrivati, si sono fiondati per guadagni a destra e a sinistra, gli esperti, a case editrici, scusatemi se qua qualcuno lavora magari a software e discorrendo, per cui è stato un modo per guadagnare la gambe. Invece, cioè, si voleva proprio dire la scuola ha tutte le potenzialità per farcela da sola, che non vuol dire che vogliamo lasciare senza lavoro la gente che ci lavora attorno, ma vuol dire semplicemente che non vogliamo essere mercato di nessuno. Questo per il registro elettronico, ma per tante altre cose. Si potrebbe parlare, uno dei progetti che la rete adesso comincia a pensare è quello dei libri. Anche qua, se volessimo cominciare a discutere di case editrici e di come ci si rapporta con loro, di quello che ci propongono, fanno eccetera, la cosa sarebbe lunga e probabilmente anche agguerrita e molto piena di passione, insomma. Comunque lo spirito che ha animato la scuola all'inizio è stato questo e continua ad animarlo anche oggi, cioè possiamo farcela tranquillamente, abbiamo tutte le competenze per farlo, non serve dover foraggiare o andare al traino di lavoro, ma anche bene pagare degli esperti, il problema non è il lavoro, il problema è che siamo noi che sappiamo quello che serve e il registro magari ce lo costruiamo noi. Infatti uno dei punti di forza di Lamb School, che lo sento dire sempre, guarda, è così intuitivo, veramente trovi le cose dove ti servono, quando ti servono, sai già dove cercarle. Per forza, perché l'hanno fatto degli insegnanti, cioè non è che il programmatore è arrivato e abbiamo esposto le cose, facciamo così, no, è stato il contrario. Ecco, per dire, abbiamo passato un'estate intera con Pietro, lui è un informatico, lavora appunto in un'ente di informatica, insegna scuole superiori, lui per esempio di primaria e di media sapeva ben poco, e erano decine di mail al giorno in cui io continuavo, guarda che serve questo, guarda che serve quell'altro, guarda che serve quest'altro, guarda che alle primarie lavorano così, fanno questo, fanno quell'altro, e lui da lì ha costruito il codice che serviva. Ecco. Per cui è un registro nato dai docenti, per i docenti, per la scuola, e se lo proverete vi accorgerete. Io avrei chiuso.